Allora, pronto, 1, 2, 3, prova. Prova lezione online. No, microfono secondo me. Sì, si sente. Allora, sperando che si senta perfettamente, presento il corso di lezione online Moodlop Course, che praticamente è stato uno dei primi esempi di corso completo in ambiente Moodle, di Moodle stesso. È un corso che è partito dalle esigenze di alcuni soci di lezione online che mi chiedevano, soci di iscritti di lezione online che mi chiedevano di presentare l'installazione, le difficoltà tecniche soprattutto, di quelle che erano l'installazione pratica, come trovare il file, piuttosto che non andare a trovare il provider giusto per poterlo installare, e poi tutte le difficoltà pratiche dell'installazione, possibilmente dimostrandole passo passo. Mi sono chiesto appunto quale programma utilizzare, alla fine ho adottato un sistema di video tutorial che già conoscete e che segue praticamente passo passo tutte le fasi di installazione. Inizialmente, dopo una fase di registrazione, anche per le leggi, sapete, sulla privacy, di accettazione di queste cose, gli iscritti a questo corso, che inizialmente erano 25 e poi sono diventati 40 in corso d'opera, hanno potuto seguire le lezioni. Inizialmente ho utilizzato lo strumento di Moodle che serve per creare appunto una lezione e che viene presentata, come vedete, in una maniera grafica. Io ho sempre creduto che il testo all'interno di una lezione debba essere quantomeno lungo possibile, altrimenti veramente diventa una cosa stancante. Per cui in genere, laddove posso inframmezzare testo con immagini, anche per così rendere meno faticosa la lettura, riesco a farlo, cambiando anche il colore di alcuni attributi, di alcune parti di testo, in modo da focalizzare l'attenzione di chi vuol fare una lettura veloce, può andare a leggere solamente le parti in grassetto o colorate diversamente. Alla fine della lezione si pone una domanda nello stile classico di Moodle, come detto, e quindi praticamente si dice c'hai questa cosa, la vuoi fare o non la vuoi fare, l'utente risponde e praticamente sceglie la risposta. In base alla risposta Moodle dà una risposta, dice che cosa deve fare l'utente per poter continuare, dà un consiglio, dopodiché praticamente si prosegue o nella lettura del corso della lezione stessa, oppure se la risposta è stata corretta praticamente si passa alla lezione successiva. Quindi il primo strumento che ho utilizzato è proprio quello interno di Moodle, che consente di creare proprio le lezioni. E diciamo che funziona perfettamente, va benissimo per quasi tutto, tranne quando chiaramente ci sono delle azioni pratiche da compiere, e allora a questo punto ho integrato la lezione e alcune slide, come vedete, alcune immagini che servono per focalizzare i click da fare da parte dell'utente, ho aiutato, diciamo, l'interpretazione di questa lezione con questi tutorial in audio e video, che sono stati, devo dire, quasi sempre molto apprezzati un po' da tutti, perché soprattutto per i neofiti fanno vedere esattamente tutte le varie operazioni da compiere. Questa è una video lezione composta con il programma, il primo programma, potete scegliere da qui, potete vederlo da qui, il programma della Carbon, che serve proprio per questo tipo di lezione. Adesso la voce non si sente perché evidentemente non abbiamo gli altoparlanti integrati adesso nella proiezione, però il tutto è spiegato praticamente. C'è la barra di controllo, per cui l'utente, se una lezione l'ha già vista fino ad un certo punto, può farla scorrere avanti, e il testo poi chiaramente, la voce, cioè segue ovviamente la slide. Quindi vedete che il
percorso è abbastanza facile da seguire. In genere, dai riscontri che ho avuto, ho visto che è stato parecchio apprezzato, soprattutto da chi non aveva assolutamente conoscenze o aveva conoscenze minime di informatica. Se pensiamo che un collega, un insegnante o anche una persona che non ha mai lavorato con un server remoto, ha dovuto imparare prima a utilizzare l'FTP, a scaricare i file, a scompattarli, a mandarli, insomma, a eseguire tutta l'installazione, questa fase sicuramente l'ha aiutato tantissimo. Bene, questa è una delle slide che poi seguono tutte le altre. Vediamo un poco dove sta installare il software. Ecco, ritorniamo alla lezione e integrando questi filmati allo strumento lezione proprio di Moodle, alla fine, sempre al solito, io propongo delle risposte da dare in maniera che l'utente può riuscire anche a capire se deve rileggersi la lezione oppure a questo punto può andare avanti. In base alla risposta Moodle rilancia poi alla pagina opportuna per poter continuare tutto il corso. Come vedete, quindi il corso poi si snocciola su 8 moduli e ogni modulo praticamente contiene una certa area sempre a difficoltà crescente, fino ad arrivare praticamente all'utilizzo completo e alla formulazione quindi di nuovi corsi, all'apertura di nuovi corsi, alla gestione completa e anche per le attività un pochino più difficili come quella della creazione delle formule piuttosto che non il backup stesso il backup stesso del corso, che consente la trasportabilità del corso stesso su altre piattaforme. Ad esempio, proprio in questo caso il corso Moodle è stato trasportato integralmente sulla piattaforma di Anitel, che dopo verrà presentata anche dal collega Gioacchino, e vedrete che lo stesso corso è stato replicato praticamente con persone diverse, praticamente con gli stessi risultati anche in un'altra piattaforma completamente estranea al contesto di lezione online. Ho voluto trattare anche per coloro che mi chiedevano come personalizzare un tema, come farselo da soli, anche la parte grafica, per poter curare la parte grafica, e devo dire che anche i colleghi più creativi che sono riusciti anche a capire bene, più personalizzata alla fine, no? In fase finale anche l'aggiunta di blocchi e moduli. Avrei voluto creare un cosiddetto repository di cose, di blocchi e moduli, però questo comportava il continuo aggiornamento, il costante poterlo seguire, questa cosa è difficoltosa perché i moduli comunque vengono aggiornati periodicamente e mi toccava poi andare a vedere, insomma, di rinnovare i link e fare un servizio che al momento purtroppo non potevo fare perché il corso, una volta diciamo messo su e replicato, l'ho replicato già 3 volte, diciamo che è andato avanti da solo senza problemi. Doverlo seguire poi come una forma di assistenza mi creava dei problemi proprio di tempo che non riuscivo a seguire. Questa purtroppo è rimasta 1.4.3 perché utilizzo il modulo book che non è stato purtroppo trasportato. Ah, benissimo, perfetto. Allora, lezione online prossimamente passerà anche alla 1.5. Perché? E poi, dato che alla fine del corso i colleghi sono rimasti particolarmente affezionati a questa, veramente ci continuiamo a sentire in contatto, per esempio tentando di sperimentare un pochino nuove cose, quando abbiamo tempo veniamo qui in quest'area sperimentazione e continuiamo a lavorare per proporre qualche scoperta nuova che qualcuno di noi ha fatto. Quindi è stata sicuramente un'esperienza splendida che Moodle ci ha regalato e che senza Moodle probabilmente non saremmo riusciti a fare, perché abbiamo tentato anche di utilizzare altre piattaforme per poter capire anche le altre piattaforme cosa fanno, ma francamente non sono mai riuscite ad arrivare a questo standard di qualità che siamo riusciti a ottenere invece con Moodle, per cui alla fine è stato eletto un pochino da tutti noi il migliore open content che siamo riusciti a trovare.